Non mi sembra che abbiamo lasciato da nessuna parte ceste o altre cose in giro per la torre, quindi direi che finalmente possiamo andarci a riunire con i nostri vecchi amici. Ma soprattutto potremmo finalmente avanzare ancora di più nella storia. Eccoci qua. Dunque, contigo. Probabilmente, guarda, lo sapevo, non puoi fare nulla, secondo me. È tutto chiuso. L'unica cosa che sarà aperta, a parte, vabbè, i giochi d'azzardo, è la locanda, dove ci stanno aspettando. Almeno, credo, non lo so. No, non sono nella locanda, che strano. Ah, forse sono in questa casa qua in alto? Ah, ma guarda un po'. Sono felice che tu abbia mantenuto la promessa, Felix. Bene, sentiamo cosa da dirci. Che possiamo dire, Jaco? Felix ti ha mai fatto del male? Ha mai cercato di combatterti? Felix ti ha evitato, ma non ha mai avuto intenzione di combatterti. E certamente ci ha dato una mano nel faro di Giove. Jaco è sempre preoccupato per Jenna da quando è cominciato questo incubo. Come ha potuto lasciarlo così? Aveva paura che se ci fossimo incontrati avremmo combattuto. Ora lo so, ma ancora non capisco perché lo fate. Felix ha tradito la sua città, Vale! Ecco perché non voleva affrontare Jaco. Lasciate che vi spieghi. Felix sperava di fare da solo la parte del cattivo, senza coinvolgere Jenna. Ha tradito Vale. Kraden, di cosa parli? Cospirava per rubare gli astri elementali e riaccendere i quattro fari. È quello che Saturus ed Exia cercavano di fare. Perché li aiutavate? Le vite dei nostri genitori erano in gioco. Dovevamo? Genitori, ma sono morti 3 anni fa, nella tempesta. No, mi dispiace. Quella notte Saturus e i suoi stavano razziando il tempio. La tempesta ha colpito loro. È colpa loro. Garrett, tu hai visto 2 stranieri quella notte, Saturus ed Exia. Erano gli unici sopravvissuti. Non seppero risolvere il mistero del Tempio del Sol e ci pensarono 2 ragazzini. Quel fallimento causò la tempesta. Tutti pensavano che quel masso ti avesse ucciso, Felix. Non sai quanto fui felice di scoprirti vivo. In realtà quel giorno il masso non uccise nessuno. Allora... Un momento, Kraden. Hai detto che nessuno fu ucciso dal masso. E il padre di Jaco e i genitori di Jen e Felix. Pensavo che fossero morti. Non sono più così sicuro. Sì, se Felix è vivo, anche Kyle e gli altri potrebbero esserlo. Perché non ce l'avete detto? Avremmo potuto allearci per salvare i vostri genitori, no? Se non fosse che non saremmo stati forti abbastanza. C'è dell'altro. Aveva un'altra ragione per accendere i fari. Se i fari non saranno riaccesi, Wayward in un modo o nell'altro perirà. Perirà? Ma come? Perché? Re Hydros, signore di Lemuria, dice che il nostro mondo si sta consumando. L'energia elementale alimenta la crescita delle civiltà. Senza di esse, noi e il mondo moriremo. Tutto perché i fari non sono accesi? Secondo le mie ricerche è per questa ragione. Ma una volta accesi, hai detto che il mondo finirà lo stesso. Ciò potrebbe essere vero, ma se non agiamo, il mondo morirà di sicuro. Attendere la fine del mondo o accelerarla grazie al nostro errore. Che scelta. Niente è certo. Non c'è modo per evitare che il mondo raggiunga la sua fine naturale. Però possiamo evitare che muoia a causa delle azioni dell'uomo. Tu, Felix, lo sapevi. Li aiutavi perché sapevi cosa stava succedendo. Sei molto più intelligente di quanto ricordassi. Perché avete aspettato per dircelo? Vi avrei aiutato. Non l'avresti fatto prima, Jaco. Avrebbe significato violare le sacre leggi di Vale. E ora che sappiamo tutto, non dovremmo muoverci? Ama! Bentrovati! Ama! Tu conosci Jaco e i suoi compagni? Ci siamo incontrati al tempio ai margini del deserto di Lamacan. Io sono Ama, discendente degli Anemos. Sono nata contigo, ho ereditato il potere degli Anemos. Anemos. Ehi, siamo appena arrivati a contigo e abbiamo scoperto che Ivan è nato qui. Già, abbiamo anche saputo che ha una sorella. Sorella, non vorrete mica dire... Che sono io, sì. Non ora, Ivan, non è il momento. 3 fari sono stati accesi, gli elementi sono privi di equilibrio. La forza di Giove cresce e il nord si fa sempre più freddo, ogni istante che passa. Dovete raggiungere il faro di Marte e accenderlo prima che Wayward congeli. Il faro di Marte? Agathio tenterà di accenderlo con l'astro di Marte che ha con sé. Dubito che riusciranno ad accedere al faro. Perché? C'è una forza che non vuole che il faro torni a splendere. Anche voi fallirete, a meno che non unite le forze e combattete come uno solo. Non va bene, dobbiamo andare, subito!
Speravo che capiste la gravità del momento. Ho pronto un dono per voi per aiutarvi a raggiungere il faro di Marte. Devo andare ora, ma ci incontreremo alla baia. Mi dispiace che abbiamo lasciato il faro di Venere senza avvertire. Mi dispiace. Forse quando tutto sarà finito potremo viaggiare insieme. Jenna, sembri calma, considerando che stiamo andando dai nostri nemici. Sono felice che abbiamo appianato le nostre divergenze. Anche io, Mia. Non avrebbe senso affrontare divisi un nemico comune. Sì, anche io sono felice di non dover stendere Felix a pugni. Ascoltate, questa è la ricerca di Felix ora. Noi lo aiuteremo. Non sei felice? No, vai via, non ti voglio, certo. Tutti i nodi si sono sciolti, così è come doveva essere, Felix. Ah, ma ci aspetta, torniamo alla nave. E ora il tuo party è composto da 8 persone. Livello 40 e livello 35. Non siamo così lontani, sai? Che bello rivederli tutti, però, eh? E guarda un po', Garrett è un samurai maledetto. Come mai? Ma andiamo a vedere tutti quanti gli equipaggiamenti. Allora, che cosa ci siamo portati dall'altra volta? Ci siamo portati la lama di Gaia. Che per carità, mica male, però 504. Mentre noi, 582. Se la diamo a Jaco, quanto fai? 601. E beh, quei 5 livelli in più, eh? Capiamoci. Garrett non può prenderla, strano. Beh, solo noi e Jaco, quindi. Strano, pensavo anche Garrett, perlomeno. Non è un problema, non è un problema. Ora, regà, si va a fare acquisti. O meglio, iniziamo a dividere un po' le cose utili da quelle inutili. Ma i negozi non riaprono. Ah, che bello. Vabbè, iniziamo a vedere cosa ci siamo portati da dove. L'armatura mistica, inutile. Tonaca magica, inutile. Il cappello esca, lo teniamo da parte. Biglietti da gioco, la linfa vitale. Garrett ha un bel po' di robina maledetta. Tipo la maglia demoniaca. Ecco, la maglia demoniaca già. L'elmo mistico, inutile. Il cappello ninja, può servire a qualcuno? Direi assolutamente di no. La corona del tuono, anche quella, Recupera 4 pp e 40 di difesa, non è neanche chissà quale oggetto. L'ascia demoniaca è inutile, la murasama è inutile. Beh, ci siamo portati un bel po' di roba inutile in pratica, eh. Ah, abbiamo ancora, giustamente, sono due navi, la sfera nera. La spada rapida non penso serva assolutamente a più nessuno. La lama d'argento men che meno. E i guanti mistici non servono a un cavolo di nulla. Insomma, ci siamo portati un bel po' di roba inutile. Vorrei giustamente, e credo di rispondere in teoria già da solo, controllare quali Digin sono più forti della vecchia squadra e quali di quelli nuovi sono più deboli. Però credo che quasi tutti quelli della vecchia guardia siano nettamente inferiori a quelli nuovi. Anche se quel pochino in più di fortuna schifo non ci fa. Dobbiamo iniziare a pensare a mischiare. Aspetta, calmi un attimo. Una cosa c'è ancora da fare qui. Andiamo a tirare cazzotti qua nei tronchi. Con forza abbiamo già due cose da fare in realtà. Prima di tutto controlliamo tutti i tronchi. Mi sembra strano che non siano interagibili. Ah! Vedi, qualcosa era interagibile. Fanculizzati. Tu vieni con me. Bam 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 bam. Tu sei Fulgore e va a Jaco. Jaco che tra l'altro con un altro di fuoco diventa anche lui un discepolo con una velocità della Madonna. Il che vuol dire che appena gli diamo anche a lui la lama del sol, pam pam pam, i danni. Vorrei solamente che i negozi fossero aperti. Anzi, sai che ti dico? Già che ci siamo, allora, per il momento terremo sempre la squadra attuale per combattere. Perché dico questo? Perché quei 5 livelli che sono indietro ancora dobbiamo recuperarli. Ci abbiamo messo molta fatica a far salire loro. Quindi ecco qui anche la loro nave. E tra l'altro la loro nave ha già le ali e si vede da qui, Più che altro volevo vedere fra Jaco e Felix chi dei due faceva più danno. Certo, noi spariamo Megiddo a rotta di collo, per carità, quello è vero. Questo non sminuisce certo il loro valore. Oh, guarda un po', vediamo che cosa si nasconde dietro questo sasso, anzi sotto questo sasso. Levitazione. Ciclone, proviamo. Ma guarda un po', piccolino. Due digine e neanche abbiamo iniziato l'episodio praticamente. Bam 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 bam. Vediamo, tu sei Geode. Geode, definito a Garrett, che diventa così
un samurai sempre più samuraioso. Geode che fa? Colpisci con un blocco di terra. Ma vorrei vedere un attimo una cosa, scusami un secondo. Se ti do un altro di vento, diventi un discepolo, ok? E se ti do un altro di terra, diventi un barbaro e direi che non ci guadagni. Madonna mia, quante combinazioni che dovremmo tirare fuori. Anzi, fammi vedere una cosa. Ecco, così tu diventi saggio. Sarebbe un vantaggio per lui. Quindi per il momento abbiamo 8 per quelli della squadra attuale, 7 per quelli del gioco precedente, più 2 che abbiamo appena preso. E questa è la nostra nave. E credo che il regalo ce l'abbia fatto Ama. Ah, buongiorno. Siete i preti dell'altra volta, del tempio. Ti aspettavo, Felix. Guarda la tua nave. Ha delle ali. Ora che la nave ha le ali, tutti gli ostacoli sul cammino svaniranno. Però non sono le ali da sole che donano alla nave il potere del volo. La psi-energia è la forza che muove le ali di Anemos. Perché la nave voli, dovrete utilizzare il potere della mente. Avete visitato il villaggio sciamanico, giusto? È ora di utilizzare il potere che avete acquistato là. Usate il potere di sospensione per sollevare la nave. All'inizio non riuscirete a muovere la nave troppo in alto e troppo a lungo. Sarà difficile, ma è normale. Dopotutto è il vostro primo volo. Ma questo viaggio non vi richiederà molto altro. Ora abbiate fiducia e salpate. Tutta Contigo vi guarda. Mostrate il vostro potere e fate volare il vascello. Oh, maestro Ahmed ci chiese di consegnare questo a Geco, me l'ho dimenticato. Meglio che ti sbrighi. Dovresti consegnarlo a Geco, sono ancora in tempo? Dovrei. Ah, vediamo. Per strada mi sono fermata a Calais per parlare con maestro Ahmed. Non era contento del fatto che foste tornati a visitare. Non foste. Mi ha chiesto di portare con me questo da Atteca. È un dono di maestro Ahmed, prendetelo. Oh, l'oricalcon! Fantastico! Questo l'è buono, sì? Cacchio, l'oricalco! Felix, sappiamo ora? In mare dunque! Che figata poter volare. Ce l'abbiamo fatta, la nave si è alzata senza problemi. Sì, ma non dovrebbe volare un pochino più in alto? Ah, ma ci ha detto che non voleremo più in alto finché non miglioreremo la sospensione. Vediamo fino a dove possiamo arrivare. Oh, cavolo, ti ricordi Aidejima quando ho detto che avevo le mie ragioni per seguirvi? Eri così reticente, ce lo dirai ora? Sei di nuovo silenziosa, se non vuoi non devi per forza parlarne. Pensavo che se fossi andata al faro di Giovere avrei capito chi sono. Mi ricordo che la gente di Lalivero diceva che Sara era caduta dal cielo. Tutta la vita ho cercato delle risposte. Dove sono nata? Perché mi hanno abbandonata? Sapevi che Felix sarebbe andato al faro di Giove, così decidesti di seguirlo. Ma non hai trovato risposte, vero Sara? Mi dispiace Sara, ero così contento di essere contigo che non ho pensato ai tuoi sentimenti. Che c'è? Perché sono tutti così tristi? Faran allevò Sara come una figlia, si è sempre occupato di lei. È vero, ma... Ma non sarai mai figlia, è questo. Garrett, non c'è bisogno di parlare così. No, hai ragione, anch'io vorrei conoscere i miei veri genitori, per quanto Faran sia stato buono. Davvero, io non sarei per niente curioso. Sara, forse non lo sai, ma tu ed io siamo molto simili. Che vuoi dire? Non siamo proprio nella stessa situazione, ma... Sono nato in un piccolo villaggio. È passato tanto tempo, ma ancora mi ricordavo. Avevo solo 4 anni quando Babi mi ha adottato. Anche se giovane ero molto intelligente. Babi aveva sentito di me e ti portò a Tolby per educarti e tu diventasti un erudito. Sono stato sempre lontano dai miei genitori, ma non ho mai conosciuto il loro affetto. Faran è stato come un padre per me. Sono stata molto fortunata. Sì. Grazie, Karaden. Ora sto meglio. Felice di averti aiutato. Dovremmo andare. Sbrighiamoci, Felix. Quindi ora posso volare tranquillamente? Beh, allora tranquillamente non lo so. Anzi, fammi vedere una cosa, scusami. Allora, 100... Ah, ecco la gabola. Ecco, questo me lo volevo ricordare. Usa i pipì di tutti. Però perlomeno ne abbiamo così tanti che non abbiamo preoccupazione. E c'era già un posto dove volevo andare. Possiamo volare oltre? Ovviamente no. Ovviamente non possiamo volare sulla terraferma, questo è chiaro. Però possiamo, in teoria, risalire i fiumi. Ah giusto, posso andare anche sulla terraferma. Beh, non oltre le foreste, però possiamo. Iniziamo già la nostra ricerca all'inverso. Qui, all'isola a sud-ovest di Atteca.
No, davvero, non c'era nulla? Oh, che fregatura. Mi sento così maledettamente fregato. Prossima destinazione. Io direi, visto che abbiamo la possibilità, di andare al primo villaggio disponibile. Cosa è successo? Tipo qua a Campo Esperia e rivisitare un attimo tutte le aree adesso che possiamo volare. E a proposito di volare, l'altra volta avevamo trovato questo pezzo qui chiuso dagli scogli. Cosa credevi di fregarmi? C'è qualcosa nell'acqua. Una spada arrugginita, ovviamente. Giusto, c'era anche qui nella caverna sciamanica una cosa da fare. Oh, qualcuno ha detto Geco. Ah. Ti cercavamo, Geco. E voi chi siete? Il mio nome è Satrage. Mi battesti nell'ultima sfida del colosso. Ed io sono Hazard. E non dimenticare una vampa. Ah, siete voi? È così che saluti vecchi amici? Che problema avete? Vogliamo parlare con te del tuo modo di combattere al colosso. Già, pensiamo che non avresti dovuto vincere. Pensiamo che tu non sia stato leale. Sembra che vi dispiaccia che Geco abbia vinto. Ci abbiamo pensato e non c'è ragione per cui Geco dovesse vincere. Quindi pensate che ho imbrogliato perché ho usato la psicoenergia al colosso? Non so che cosa hai fatto, ma so che hai imbrogliato. In realtà non credo di aver usato così tanta psicoenergia, sai? La psienergia è un'abilità dei guerrieri, tanto quanto l'arte della spada, non è un imbroglio. Non ci ascolti, vero? Quel combattimento era truccato, ora la pagherete. Beh, mi dispiace, ma stai combattendo contro il gruppo sbagliato, bello. Però, se proprio vuoi, te la faccio combattere, Geco. Oh, Gesù. Hazard, ti faccio il culo. Ma sì, vai, lama piuma, e tu inizia a grande impattare tutti. Tu, Geco bello, non so quanta fortuna tu abbi, però pensa a Satrage, anzi no, vai su anche su Hazard. 260. Non siamo tanto lontani. Minchia. Dicevo, non siamo tanto lontani l'uno dall'altro, Lama piuma! Wata! Credo che con Geco e Felix li facciamo fuori. Però, siccome dobbiamo allenare Pierce, ecco qua. Dunque, ecco. Pensateci voi due a loro. E noi due pensiamo a quello verde. Prova del fuoco. Minchia. Pensavo di averlo ucciso. Bello, bravo, i semi di Rove. Ma che bravo. Allora, 1, 2, 3 e 4. Mi chiedo. Bravo Navampa, difenditi, cretino. Sono stati fenomenali. Chi di voi pensava che non ve l'avesse vinto il colosso meritandoselo? Di certo non io. Mi pare che foste tu Navampa a dirlo. Allora non pensate più che la nostra vittoria al colosso fosse truccata? No, Geco, abbiamo capito il nostro errore. Promettiamo che non parleremo più male di voi, ci perdonate? Ma certo. Non sei così male dopo tutto. Siete venuti a cercare il tesoro, vero? Ecco quello che abbiamo trovato nella cassa. Siete stati gentili a perdonarci, pensiamo che dovreste tenerlo voi. Beh, è meglio che andiamo ora. Al prossimo colosso saremo forti abbastanza da vincere. Forse ci vedremo là. E abbiamo ottenuto quindi un altro oggetto dorato che purtroppo, visto che la parte del villaggio sciamanica è già andata da tempo, non potremmo mai duplicare, non in modo, diciamo, legittimo. Vediamo questa camicia d'oro. Aumenta PS e difesa. Ok, non male. Vediamo in confronto. È più forte di 2 punti rispetto a quella di Mithril. E ti direi che ovviamente la darei a qualcuno come Sara, che è anche inferiore a Ivan al momento. Che però Ivan è più veloce di Sara. D'accordo, la diamo a Sara che al momento è più sotto. Camicia di Mithril. E la camicia di Mithril direi che possiamo darla proprio a uno di loro due. E al momento la darei proprio a Ivan. Dunque abbiamo bisogno di un'altra camicia di Mithril. Comunque eccoci qua. Qui avevamo lasciato un Digin. Allora, in teoria il modo giusto per passare è saltare da qui e andare da questa parte. Però, come facciamo? Andiamo a vedere. Dunque, forse ci sono 2 vie per arrivare, vero? Forse possiamo passare sia di qui che di là, vero? Scopriamolo subito. Sì, decisamente. Allora, giusto per sicurezza, ecco qua. Ah ah ah, dove scappi? Ah, ho capito.
Il metodo giusto, a parer mio, per fermarlo è proprio sassarlo. Ecco qua, in teoria ora non dovrebbe più riuscire a fuggire. Vediamo se è giusto quello che ho pensato. Eh già, mi spiace, non puoi andare da nessuna parte, bello. Vieni con noi? Non senza combattere, pezzo di merda. Va bene, tu sei? Giusto, non ce lo fa vedere subito. Ogni tanto me lo dimentico questa cosa. Ok, beh, i Digi sono fra i nemici che fanno più danno a prescindere da tutto. Fanno sempre un sacco di male. Giusto per sicurezza fai una super cura e anche tu. E tu attacca Megiddo. Beh, dovremmo averlo ucciso. Perfetto, Sara sale di livello, bravissima. E otteniamo... Plic! Eddie! Eddie? Eddie! Allora, Eddie, tu fai che cosa? Velocizza la ripresa dei Digin. Oh, interessante. E se lo diamo a lui diventa sapiente ancora di più. Con 18 di fortuna, la madonna. E se facciamo a cambio tipo con lei che un po' di fortuna non le farebbe schifo? Boia, 18 di fortuna è tantissimo. Eddie è... Eddie! Sì, tieni questo. Eddie poi, ma perché? Se facciamo cambio diventi saggio e saggio è meglio che One, no? Se però facciamo così anche lei diventa saggio e ci guadagna ancora di più. Dai, è forte. Non mi sembra che abbiamo lasciato Digin in sospeso, a parte questo qua del villaggio sciamanico. Ah giusto, aspetta un attimo. Porca troia, 591.000 dollari, monete più che altro. Beh, è arrivato il momento di vendere tutta la roba inutile. So che probabilmente non serve, ma vorrei provare ad andare a Lemuria con tutta la squadra. Dunque, le rarità. Devo fare un piccolo riacquisto, gioco. Ne avevamo fatte così tante, maledizione. Però la lama di Gaia non la vendiamo. Prima voglio vedere a chi può andare bene. Ah, peggio di quella mi pareva un pelo strano. Wow, la lama di Gaia è così inferiore a tutto? Wow. Wow, cioè arma endgame del primo gioco. Piccolo trivia in realtà. Nel codice di gioco, la lama del sol, la lama solare, c'è nel gioco. Il problema qual è? È che non è ottenibile. Non con mezzi, diciamo, puliti. Ovviamente si parla di Gameshark e altro. Il problema dove sta è che anche se tu te la citti nel gioco, non ha effetti. Aumenta l'attacco, ma non ha effetti. Bom, perfetto, abbiamo venduto tutto quello che dovevamo vendere. Abbiamo, in teoria, ha comprato tutto quello che ci serviva. Giusto, giusto, c'era anche la parte della prova da andare a risalire. Riutilizziamo levitazione. Io dico levitazione, ma è sospensione, che in pratica cambia di relativamente poco quello che dico. Vediamo. Questa è levitazione in realtà. Cosa ci nasconde questo sasso? Magari un Digin? Magari un'armatura? Magari un'arma? Siamo in una zona in cui appaiono nemici, il che è comunque particolare, visto che in tutta la zona di questa mappa non ne apparivano. Vuol dire forse che questa è una parte a parte, appunto? Lì c'è sicuramente qualcosa nell'acqua. Vuoi forse dirmi che devo congelarla? Iniziamo a ripulire dall'erba. Fermo lì tu! Ti ho visto! In sostanza credo che dovremmo saltare sull'acqua e dall'acqua poi possiamo catturarlo. Il problema è come si fa? A meno che la soluzione non sia sempre la più semplice, che è quella che io non penso mai. Ecco appunto. Vedi di star fermo. Ora mi sono stancato, vieni qua. Quanti Digin che abbiamo preso solo oggi? Uno praticamente di ogni tipo. Ecco qua, i Digin fanno veramente male. Probabilmente è giusto, nel senso sono elementi proprio puri di energia, quindi è normale che siano potenti. Ma quando sono con noi ci aumentano giusto giusto un po' di statistiche. Niente più, niente meno. E tu sei... vediamo... Anelito, ok. Che non dovresti stare con Mia, perché, beh, in realtà può. Chiama il tristo mietitore per colpire. Niente più. Leviamo anche l'ultimo spiazzino d'erba. Vediamo se c'è qualcosa, tipo una pianta. Ovviamente, ogni tanto ne appare sempre qualcuna. E magari ci droppa anche qualcosa di buono. Ad esempio, vediamo cosa ci droppi. Il pepe Fausto. Beh, ottimo. E un po' mi dispiace averla data a Gender l'altra volta, uno. Quindi me lo prendo io.
Siamo finalmente tornati a est del mare e finalmente possiamo andare a Yalam senza doverci fare il giro lungo. Che soddisfazione. E visto che abbiamo un bel po' di cose da dare al nostro amico, prima di tutto farei questo. Non sia mai che troviamo altra roba. Quindi tiriamo un cazzotto al legno. Stata clunch. Fatto abbastanza ridere la cosa. E forse scavando qui troviamo qualcosa. Sembrerebbe di no. Proviamo allora a usare il ciclone. Magari ci fa andare di sotto. No? Ah sì, perfetto. Andiamo a vedere. Magari c'è un altro Dijin? No, è vero, c'è solo questa cesta. Con la Masamune. Oh, deve essere il segreto del fabbro quella spada. Lama leggera scatena drago nuovo, che era l'attacco che ci faceva coso addosso a noi. Beh, a Jenna sarebbe un bel investimento, ma anche su di lui non sarebbe male. D'altronde, se però la diamo a lei, lei scala questa a lui, va tutto a scalare. Sarebbe buona anche per Ivan, ma per Ivan è uno spreco. Mi dispiace, Pierce, ma sei relativamente inutile. Quindi tieniti questa, che comunque schifo non fa. Beh, oddio, rispetto a alla Masamune forse un pelino sì. Allora, amico fabbro, ho un bel po' di roba da darti. Prima iniziamo dalle robe arrugginite. Poi vediamo che cosa ne esce. Soprattutto quella spada l'abbiamo trovata in un punto circondata dagli scogli. Voglio che sia bellissima. Dunque, signora, ho un sacco di soldi per lei. Spero che lei abbia una bella arma per me. La perdianima. Perdianima, eh? Un po' inutile, eh? Ok, la spada nulla. Vediamo almeno l'asta. Dai, almeno l'asta facci qualcosa di buono. Su, signora, ci dia qualcosa di buono, ovvero l'asta goblin. Buona per Ivan e buona anche per Mia. E siccome Mia è sotto di pochissimo, gliela diamo a lei. Va bene, e almeno questo, ok. Ma ora abbiamo un po' di materiali. Abbiamo due scaglie di drago, 4 polveri stellari, 1 ricalcon e una materia nera. Questi due sono fondamentali che ci escano due oggetti in particolare. O meglio, di questo ce ne sono tanti che servono utili. Al momento uno più degli altri. Della materia nera... ok, è un attimo da vedere che cosa esce e valutare che cosa esce. Per fortuna non ci sono voluti troppi tentativi. La prima delle armi l'abbiamo ottenuta, Excalibur. Un'altra delle armi più potenti, ovviamente, del gioco. È una lama lunga, scatena leggenda, vediamo. È ovviamente più debole della spada del Sol, è nettamente più forte di molte altre già presenti. Ad esempio, Garrett non la può usare. Mi dispiace, ma è un bel bonus sicuramente per Pierce. Dai, uno che viene dalle Muria, una lama leggendaria gli può stare. Sai cosa? Sto pensando che dovremmo, visto che ci siamo tutti ormai, iniziare ad usare anche gli strumenti che aumentano le varie statistiche, perché almeno ce le iniziamo a liberare dall'inventario. Anche con la materia oscura abbiamo ottenuto una delle due cose che volevo. La prima ovviamente era l'arma, ma la tiara demoniaca al momento... dovremmo venderla. Aumenta i brutti colpi e aumenta di un bel po' la difesa. Ovviamente, però, è maledetta. Capirete bene a chi dovrei darla una roba del genere. Il problema, ovviamente, rimane il fatto che è maledetta. E, momentaneamente, abbiamo un solo anello clericale. Certo, è vero, potrei togliere la mazza da Garrett, effettivamente. Quindi, il resto degli oggetti craftabili... non ci serve più. Li facciamo giusto per farli, ma non ci aspettiamo nulla ormai. Riassunto delle cose utili ottenute dalla forgia. L'abito del drago, e abbiamo speso la bellezza di 100.000 monete. Me ne sono accorto adesso. Tanto le abbiamo, per carità, però. È rimasta una piccola mezza questione in sospeso ora. Il cerchietto, questo qui maledetto, ovviamente non possiamo darlo a Garrett. Possiamo però darlo a Jenna. Il problema è che non vogliamo maledirla al momento. Stavo quindi pensando di togliere l'anello a Garrett al momento, visto che comunque la mazza sì è buona, ma non è nulla di eccezionale, e fortificare Jenna. Certo, gli togliamo la corona che le ridà i PP, però le boostiamo un bel po' l'attacco, ovviamente maledetta. Vediamo, Garrett con l'Excalibur fa 558, lui 353. Certo, a lui farebbe comodo, per carità, però così maxiamo un bel po' Garrett. Beh, Jenna con 11 di fortuna adesso, più la tiara che l'aumenta i colpi critici, voglio proprio vederla. E sarebbe anche il caso di iniziare a rimischiare un po' tutti quanti Dijin. In pratica ce ne mancano 8.